Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo assaggiamo in cui, come leggete dal titolo, andremo ad assaggiare queste patatine alla canapa o alla cannabis, come preferite. Le ho trovate in Germania in realtà, anche se in questo momento sono appunto rientrata in Italia, ma non potevo farmele scappare appunto dopo soprattutto aver assaggiato l'anno scorso il tè alla cannabis. Vi faccio vedere la confezione, come vedete appunto ci sono un po' di foglioline sul davanti, mentre vi faccio leggere i... non so se è a fuoco, ma vi faccio leggere per l'appunto gli ingredienti, e qui c'è anche la tabella nutrizionale che appunto potete vedere. Ci sono i vari simboli che dicono che non ci sono GM, che è senza glutine questo snack ed è anche vegano, quindi direi che è il caso di andare ad aprire il sacchetto e assaggiare quello che contiene. Forbici. Ok, ci siamo, direi che le forbici sono d'obbligo in questo caso. Interessante, perché non avevo notato, ma sulla confezione per l'appunto hanno una leggera polverina verde queste patatine, e in effetti vi avvicino un po', non so se riuscite a cogliere, ma appunto sono effettivamente piuttosto fedeli a quella che è la riproduzione sulla confezione. Andiamo ad assaggiare. Devo essere sincera, non sono particolarmente stupefacenti, passatemi la battuta. Non hanno un gusto particolarmente eccezionale, più che altro penso che il verde sia dato più che altro dal prezzemolo che c'è scritto appunto anche sugli ingredienti. Tecnicamente non sanno di niente, hanno un retrogusto appunto che potrebbe appunto ricordare quello del prezzemolo. Per cui se le trovate volete fare un po' i fighi con gli amici, ok, ma devo essere sincera, non ve le consiglio. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale, arriveranno altri video non solo di assaggi ma anche appunto legati ai viaggi e a quello che c'è da vedere in particolare in Italia, visto che appunto dopo il coronavirus non so quanti vorranno andare all'estero. Se l'avete trovate e assaggiate, lasciate un commento qui sotto con quello che ne pensate, se magari a voi sono piaciute. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!